solidarietà. Grazie. Grazie consigliere Di Mulas. Allora, tutti in questo consiglio siamo consapevoli dell'importanza che queste due aziende hanno nel nostro territorio. Il gruppo Cabel e il gruppo Sesa penso siano dei fiori all'occhiello per la nostra cittadina. Portano... Ancora da cominciare ad attaccare al PDL, fammi cominciare. Prima... Aspetta che cominci, qua dopo. Non posso dire nulla. Comincio male, se dico da capo della sede sono due gruppi grossi, va bene anche questo. Da capo della sede sono due gruppi piccinini a Empoli, proprio insignificanti. E quindi il fatto che possono ampliarsi è una cosa che a noi ci rende soddisfatti. Il problema però che è un altro. Il nostro gruppo è stato molto attento su questo aspetto e fondamentalmente noi riteniamo che ci sia un punto interrogativo, una cosa che non ci convince molto sotto questo aspetto, che sia il fatto che secondo noi il Comune dovrebbe avere la progettazione del territorio. E questo è un aspetto fondamentale della politica. La politica dovrebbe servire a questo, progettare il territorio dove amministra. Non può lasciare al cittadino deleghe su questo settore qui, perché solo il potere politico può decidere dove ampliare, dove costruire settori importanti dell'industria, del commercio. Quindi non possiamo delegare ai privati, per quanto importanti possano essere, la costruzione della nostra cittadina in termini urbanistici, perché credo che verrebbe fuori un disegno non omogeneo e non organizzato, perché andremo sempre dietro le richieste di quel cittadino o dell'altro senza avere un disegno congruo della città che abbia un disegno organizzato e che venga fuori una cosa organizzata. Quindi non possiamo correre dietro a queste due grandi aziende, ripeto, che sono due grandi aziende, perché creiamo un precedente che secondo me non è edificante, in quanto loro ritengono lì di poter costruire un polo tecnologico, ma credo che a Empoli ci sia già una zona di vita per far questo, che sia la zona del Terrafino. Quindi dover costruire ancora in una zona che tra l'altro come accessi ha da una parte un sottopasso che cioè, si capisce tutti che non è idoneo a quella zona lì, dall'altro c'è la cittadina di Villanova, dobbiamo costruire ancora con costi rilevanti per il comune, dobbiamo fare altri due sottopassi, sappiamo bene come questa città soffre questa cosa dei sottopassi, quindi andare ancora a incrementare i sottopassi secondo me è un errore. Una soluzione, la butto lì così, non è che sono un tecnico, potrebbe essere per esempio di la nuova rotonda fatta lì sulla superstrada, trovare un sistema di poter agganciare, tra l'altro ci sono passato oggi proprio per vedere come era sistemata, che di lì si vede la Cabel, trovare un sistema da quella rotonda lì senza fare due sottopassi e arrivare direttamente alla Cabel. Io non so, la butto lì, poi magari è una cosa infattibile per mille motivi, però non lo so. Questo ho letto anche molti interventi dei cittadini che dicevano questa cosa qui, e per questo sono andato a vedere, e infatti mi sembra una cosa rilevante, poi non lo so. Quindi secondo noi, quindi ripeto, la zona idonea per fare questo è la zona del Terrafino, è una zona già edificata, per un'azienda per due aziende del genere credo che non fosse un grosso sacrificio spostarsi da dove sono ora e arrivare alla zona del Terrafino. Quindi questo è il nostro problema di fondo, a parte tutti i problemi che hanno tirato fuori l'opposizione. Noi pensiamo che questo è il problema fondamentale, che noi dobbiamo riprenderci in mano la progettazione del territorio. Questo è uno dei compiti fondamentali della politica. L'ultima cosa che volevo dire riguarda le critiche che venivano dal PDL riguardo al fatto che qui consideravano un po' questa delibera un po' una sanatoria rispetto all'abuso precedente. Capisco la loro interpretazione, ma dovrebbero essere di bocca buona rispetto alle sanatorie, insomma dovrebbero tanto scandalizzarsi rispetto alle sanatorie sul ciclo finale. Quindi dovrebbero essere abituati a sanatorie, condoni, ricondoni di quelle già condonate. Grazie. Aspetta, ti attaccavo poi, aspetta, ti attacco. Guarda che lavoro ti ha fatto.
riesce, no? Tutti riescono, che te ne frega, non ti serve neanche questo. Ci sono altri interventi? Bini, prego. Sì, grazie Presidente. Ora, intervenire dopo il consigliere Di Mulas è relativamente facile, perché io condivido ampiamente quello che lui diceva su questo provvedimento, per cui, come dire, mi incanalerò su quel solco. Ora, io tralascio i fatti legati alla documentazione che già Borgherini appunto poneva, cioè, qui non si tratta di un problema di legittimità degli atti, quanto appunto di trasparenza, cioè il fatto che io stesso, ora tra l'altro non ero in commissione, ho ricevuto la delibera che si vota in consiglio comunale, se non erro, vero Sandra, alle 16.30 di oggi pomeriggio. Credo che questo sia, come dire, un modus operandi e sicuramente non facilita i lavori del Consiglio, soprattutto su un tema così delicato, perché passi il parere legale, che chiaramente non è vincolante, ma la delibera che è oggetto della discussione stasera, che poi è quello che effettivamente si vota, insomma, io per esempio alle 16.30 oggi pomeriggio ero al lavoro, per cui l'ho vista quando sono arrivato in Consiglio comunale, quindi questo per dire. Mi convince un po' meno qui, ora vorrei aprire su una polemica al centrodestra, il loro ordine del giorno, ma ci verremo dopo, perché mi pare, come dire, non critichi l'atto in sé per sé, ma dica, vabbè, se si fa solo lì è sbagliato, se si fa da tutte le parti va bene. Io questo sinceramente, come dire, preferisco la posizione di Barnini, che dice questa è un'eccezione, come dire, pur non condividendola, preferisco questa posizione. Detto questo, noi nel nostro programma elettorale dicevamo questo: noi ci impegnavamo affinché non avvenisse che attraverso opportune varianti siti ad uso produttivo acquisiti a costo contenuto fossero riconvertiti in funzione della rendita per attività abitative e terziarie o dismessi a tale scopo senza sicurezza e garanzia del livello occupazionale. Quindi io, leggendo questo, come dire, si capisce perché evidentemente noi siamo contrari a questo atto, perché qui è l'esempio, come dire, plateale di questo fatto. Cioè lì c'è stata una storia di una impresa metalmeccanica, un'impresa anche importante per il nostro territorio, che aveva avuto anche un ruolo, come dire, guida per il territorio, fino ad assumere nel 2001 credo circa 130 dipendenti più indotto, quindi 130 dipendenti direttamente assunti, che sono appunto gradualmente andati a casa. Dico questo perché, come dire, la vicenda e la storia della impresa Mostardini non è esente dalla discussione che noi facciamo stasera, perché la impresa Mostardini, come dire, appunto, ha avuto varie fasi. Io l'ho seguita in qualità di ex presidente o di presidente nella passata legislatura, nel passato mandato della Commissione Lavoro. Arrivò appunto tramite varie traversie, gruppo Poletto, finanziarie e quant'altro, a una situazione appunto finanziaria difficile, dove, se non erro, Kabel rileva l'immobile e il terreno con una sorta di salvataggio nei confronti dell'impresa. Ora, resta poi curioso che Kabel sia quella e poi guida questo polo tecnologico che si insiede lì. Curioso perché? Perché Mostardini a un certo punto entra in crisi, 26 persone rischiano di andare a casa, c'è tutto un dibattito, io me lo rileggevo stasera in consiglio comunale, sul futuro occupazionale di questi 26 persone, perché giustamente Pampaloni parlava dell'occupazione. Noi ci siamo occupati dell'occupazione intanto di chi il lavoro lì l'ha perso, perché lì ci sono 26 persone che sono andate a casa, hanno perso il posto di lavoro, un posto di lavoro sicuro e con una professionalità elevata, perché lì c'erano... Prego? Sicuro finché c'era il lavoro, poi ti spiego anche perché sicuro, perché lì c'erano due imprenditori, come te sai benissimo, che erano pronti a rilevare l'impresa. Un imprenditore manteneva il sito produttivo e il livello occupazionale, un imprenditore sbaraccava tutto. Non si sa perché la proprietà ha scelto casualmente l'imprenditore che sbaraccava tutto. Poi, se uno fa a ritroso il percorso e va a vedere che la proprietà dell'immobile è di Habel, capisce che lì operai in tuta metalmeccanica all'interno di un sito che doveva diventare il futuro polo tecnologico, e ora noi oggi il Consiglio Comunale è chiamato a votare, evidentemente non ci aveva da essere, perché è brutto all'interno, in mezzo a una finanziaria, in mezzo a un posto dove si fa servizi, persone in tute blu che passano con le turbine, cose, cioè sta male, una cosa non, come dire, anche da un punto di vista estetico, ovviamente questa è una battuta, non ci stanno bene. E quindi naturalmente tra i due imprenditori la spunta quello che smantella il sito produttivo. E